Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Toscana sbarca negli Stati Uniti e lo fa con l'apertura di Casa Toscana a San Francisco. Una delegazione guidata dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha fatto tappa in California per 4 giorni, così da conoscere in maniera approfondita le molteplici opportunità offerte da Innovit, dalla Silicon Valley, dal mondo dell'innovazione e dalle nuove tecnologie che nei prossimi mesi saranno messe a disposizione delle start-up e delle piccole e medie imprese della regione. Il percorso è stato possibile grazie alle sinergie di Toscana con Innovit, che è un'iniziativa promossa dalla Direzione Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Tra i soggetti con cui la delegazione toscana ha avuto l'opportunità di confrontarsi, oltre a realtà del calibro di Google, NASA e Italfood, un valore particolare è stato senza dubbio rappresentato da John Wesley di Nvidia, società di software che nell'ultimo anno ha visto crescere il suo fatturato di oltre il 100%. Inoltre ci sono stati contatti anche con società leader mondiali nella gestione di dati e dell'intelligenza artificiale. È una giornata importante oggi per la Toscana. Saremo la prima regione italiana ad aprire un output desk qui a San Francisco, un luogo in cui offrire opportunità alle ragazze e ragazzi che vogliono scrivere un futuro migliore per il nostro territorio. Una collaborazione che ha come obiettivo quello, da un lato, di sostenere le imprese che vogliono cercare nuovi mercati, nuove opportunità, e dall'altro un modo per portare investitori dagli Stati Uniti, dalla California nella nostra regione. È una sfida bella, una sfida importante ed è il modo con cui noi istituzioni vogliamo essere al fianco di chi scommette sul futuro. Siamo contentissimi di accogliere oggi ad Innovit l'apertura di Casa Toscana, di questo outpost della regione, una regione importantissima all'interno del panorama di innovazione e di cultura del nostro paese negli Stati Uniti. Vediamo tantissime opportunità di collaborare qui ad Innovit nei prossimi mesi. Questo è un primo passo e speriamo che altre regioni poi seguiranno in futuro. Vediamo opportunità sul mondo dell'attrazione investimenti. Tantissime aziende sono interessate a cluster tecnologici, pensiamo al biotech, pensiamo alla robotica e tantissimi altri, ma pensiamo anche e soprattutto ai nostri giovani imprenditori e imprenditrici in Toscana che stanno sviluppando tantissime nuove tecnologie e start-up che possano partecipare ai nostri programmi di accelerazione, divenuti ora un punto di riferimento qui in Silicon Valley per la comunità italiana. La qualità e l'intensità delle connessioni favoriscono lo sviluppo, l'imprenditorialità e l'innovazione. Con l'Innovation Outpost di Regione Toscana, oggi in Silicon Valley esiste un punto di arrivo, una casa toscana che favorisce la connessione delle imprese, delle PMI innovative, delle start-up e che valorizza la presenza e l'eccellenza toscana nel mondo. L'iniziativa ha dato agli interlocutori della Silicon Valley un'immagine nuova della Toscana, che non si è fermata ai punti di forza tradizionali come la cultura, la bellezza, l'arte e la moda, ma ha cercato sinergie con i settori tecnologici più innovativi, evidenziando imprese, centri di ricerca e università d'eccellenza. Innovit è un progetto del governo italiano che mira a stabilire un ponte a lungo termine di collaborazione tra l'ecosistema italiano per l'innovazione e l'ecosistema di San Francisco per l'innovazione. L'obiettivo è quello di favorire l'emergere della migliore innovazione italiana e di portarla qui a San Francisco per essere presentata a potenziali investitori e partner che li possano aiutare a crescere. La Regione Toscana è la prima regione italiana a credere in questo progetto e a stabilire qui presso Innovit un proprio outpost permanente che sia focalizzato sull'ecosistema territoriale toscano e che aiuti le imprese della Toscana, siano esse PMI e startup innovative, a venire qui a Silicon Valley e a trarre beneficio dallo scambio con uno degli ecosistemi più innovativi del mondo. La Toscana è la prima regione italiana a intraprendere questo percorso con l'inaugurazione di uno sportello dedicato in California a start-up e imprese innovative toscane. Aprirà Casa Toscana,
una grande opportunità per le imprese toscane, in particolare per le start-up innovative. Le start-up potranno essere accolte qui. Questo progetto Innovit, che è promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e la Regione Toscana è stata la prima regione a cogliere questa possibilità. Quindi sapremo coniugare le eccellenze storiche della Toscana con la necessità di saperle promuovere in forma moderna e con gli strumenti e le risorse adeguate. E questo è un gran bel passo in direzione dei cittadini e delle imprese della nostra Toscana. Nasce Casa Toscana, un'opportunità voluta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per dare opportunità alle imprese toscane e ai giovani imprenditori di entrare in relazione con la Silicon Valley. Siamo a San Francisco, insieme a Innovit, insieme al Consolato ovviamente e all'Istituto Commercio Estero, per creare opportunità di relazioni, per creare un'hub che consentirà ai nostri imprenditori di avere relazioni, entrare in contatto con gli investitori, trovare opportunità di capitale, ma soprattutto creare mercato. Questa è un'opportunità, un dovere che lo facciamo come istituzioni. Già a dicembre le prime 20 aziende toscane saranno presenti a San Francisco, si replicherà il tutto nel 2024. Intanto a noi il compito di creare queste condizioni, mettere insieme l'operazione, creare il lab e rendere tutto pronto perché questo incontro possa far crescere le nostre imprese, favorire un processo di internazionalizzazione e nel frattempo trovare investitori pronti a far crescere le imprese in Toscana e nel contempo le aziende toscane avere un'opportunità di crescita in America. Conferenza stampa di presentazione per l'evento di Montepulciano, città del libro antico e raro. Il prossimo 23 e 24 settembre si terrà la prima edizione della manifestazione con un'esposizione di 100 libri e stampe antiche e una serie di salotti letterari dall'agricoltura del Cinquecento alle donne scrittrici e stampatrici nel Rinascimento. È una bellissima prima volta questa della rassegna Montepulciano dedicata al libro antico e raro. Può sembrare una cosa di nicchia che interessa solo agli addetti ai lavori o a pochi appassionati, ma in realtà questa è una rassegna ambiziosa che vuol coinvolgere studenti, studiosi, che aspira a usare questo oggetto affascinante che è un libro antico, del quale noi a volte, proprio per aver usato così tanti libri, non cogliamo il valore esotico in tempi di comunicazione telematica, di uso del web, di smaterializzazione anche della lettura e del sapere. Ma invece per tanti giovani il libro può diventare un oggetto esotico, di culto, un oggetto da collezione. Credo che sia un'ottima occasione questa che Montepulciano sta cogliendo di promuovere attraverso l'oggetto libro la cultura della nostra storia e poi anche la cultura in generale, un rapporto con il sapere, con la lettura, che assume anche una veste, appunto, quella di rapporto con gli oggetti, di collezionismo degli oggetti. Auguro tutto il meglio a questa iniziativa e come Consiglio regionale la sosteniamo e la promuoveremo. La manifestazione assume un'importanza grande, legata non solo al pregio che la manifestazione del libro raro e antico rappresenta, ma anche al messaggio che può dare, perché oltre ai vari salotti letterari c'è un fattore legato anche all'inclusione. Sono stati coinvolti anche alcuni studenti dei licei poliziani che da mesi lavorano anche a questa iniziativa, proprio per coinvolgere più generazioni ad un tema che magari potrebbe essere legato prevalentemente ad appassionati o ad una nicchia di persone che sono appunto appassionate del libro antico e raro. Una serie di eventi, di salotti letterari che trattano anche temi attuali. Ecco, interessante sicuramente, quello che mi ha colpito moltissimo sarà quello delle donne stampatrici del Cinquecento, donne proprietarie delle loro stamperie. Ecco, ogni manifestazione legata ai libri racconta, lascia una testimonianza che ci fa scoprire nuove cose, nuove particolarità legate al settore che magari passerebbero altrimenti in secondo piano. Quindi ecco, un'iniziativa sicuramente degna di nota in un contesto anche paesaggistico bello ed importante. Noi siamo molto contenti di aver stipulato una convenzione con la dirigenza dei licei poliziani, proprio perché il coinvolgimento dei giovani è stato fondamentale ed è fondamentale. Noi, come diciamo sempre, facciamo le nostre iniziative culturali
innanzitutto per i nostri concittadini, per la nostra comunità, in primo luogo ovviamente per i giovani. E l'aver avuto l'occasione di far partecipare i giovani all'organizzazione e alla diciamo allo studio anche contenutistico della mostra e dei vari salotti letterari che sono abbinati alla mostra, per noi è stato veramente un punto di principio, ma non soltanto. È il valore aggiunto, secondo me, a questa iniziativa. E chiaramente non soltanto per i giovani, ma un po' per tutti quanti coloro che amano questo genere di oggetto, che innanzitutto viene diciamo ammirato proprio come oggetto, perché il libro antico è un'opera d'arte intanto, oltre che poi avere chiaramente un contenuto particolare. Sì, il 23 e il 24 settembre a Montepulciano si svolgerà la prima edizione di questa manifestazione, evento culturale Montepulciano, città del libro antico e raro, organizzata dalla Società Bibliografica Toscana insieme alla Società Storica Poliziana e la Proloco Locale, insieme in collaborazione con altre istituzioni e licei poliziani. Vedrà un'esposizione di circa 100 libri e stampe antiche, ma anche tanti convegni, salotti letterari con personalità della cultura e la collaborazione anche dei licei poliziani. Appunto una ventina di studenti potranno illustrare le ricerche che hanno fatto nel corso di questi mesi precedenti a questa prima edizione. Nata da un gruppo di collezionisti ai quali si sono poi uniti librai antiquari, studiosi del libro antico, semplici appassionati. Devo dire che questo aggettivo Toscana e si riflette nella composizione della nostra compagine sociale. Siamo quasi un centinaio di associati, ma per esempio quasi tutti i librai antiquari fiorentini si sono associati, quelli pistoiesi, lucchesi. Quindi in questa ormai ventennale attività mostreremo nell'occasione tutte le pubblicazioni che abbiamo fatto, tutte le mostre, cercando di ricordarle con i manifesti, con le locandine, tutte le mostre che abbiamo tenuto. Siamo stati in posti molto suggestivi, tanto per citarne uno, questo palazzo, dove abbiamo avuto modo di fare diverse mostre di libri antichi, da quelle delle pompe dei Medici a quelle sulle abbazie della Toscana. A Pisa dal 17 al 24 settembre si svolge il 21esimo Raduno Nazionale dei Marinai d'Italia e la città ospiterà la Settimana del Mare. Il raduno, che è stato presentato in Consiglio regionale, si svolge a cadenza quadriennale e manca dalla Toscana dal 1970, quando si svolse a Firenze. Richiamerà nella città della Torre ben 414 gruppi provenienti da ogni parte d'Italia. Nella nostra tradizione c'è che il numero dedicato al raduno nazionale, in questo caso sarà ottobre 2023, è un numero speciale, quindi dedichiamo 80 pagine all'evento di Pisa in virtù di quella che sono tutte quante le manifestazioni che si dipanano lungo la Settimana del Mare a cui il Presidente nazionale vi ha accennato in precedenza. Quindi diciamo, certo, l'evento clou è quello del defilamento di queste 5.000 persone tra marinai ma anche familiari davanti al palco delle autorità, però daremo spazio ovviamente a tutte quelle che sono le varie iniziative che, ripeto, durante domenica 17 fino a domenica 24 si svolgeranno in quel di Pisa. Questo è un evento importante, un evento che non riguarda solo Pisa, non riguarda solo la costa, ma la Toscana tutta è orgogliosa di ospitare questo momento, il Raduno Nazionale dei Marinai d'Italia. Sarà una settimana lunga, densa di impegni, densa di appuntamenti, il clou sarà il 23 e il 24 di settembre e noi vogliamo dimostrare di essere quella terra accogliente che siamo. Pisa è stata sempre una città che è cresciuta guardando al mare e non è un caso che ancora oggi nel simbolo della nostra Marina Militare ci sia la croce pisana, ed è bello poter ospitare questo momento e dire grazie alle donne e agli uomini della Marina che svolgono un lavoro fondamentale per la nostra città, per la nostra regione, per il nostro paese. I gruppi coinvolti sono 414 e arrivano da tutta l'Italia, come appunto sappiamo, dal nord al sud, dalle isole, e quindi saremo in grande numero per fare questa attività.
Regione Toscana, il Consiglio regionale.